Ciao ragazzi, è venuto un nuovo video. Oggi voglio parlarvi non tanto dell'audio in Juventus-Inter in sé, ma dei giornali che non ne parlano. Ragazzi, proprio prima di partire vorrei ringraziare tutti quelli che mi stanno seguendo. Grazie, sono andato a sostenermi con i like, commenti, condivisioni e iscrizioni sia vostri che vostri amici. Ragazzi, e qui sotto, vi ripeto, c'è lo sticker per le donazioni al canale. Ragazzi, partiamo con il video che non sarà molto lungo. Io, quello che voglio dire... Allora, c'è stato Juventus-Inter 2 settimane fa, è finita 1-1, ok ragazzi, questo lo vedo tutti quanti, e il gol dell'Inter sembrava viziato da un fallo di Darmian su Chiesa che mi avesse dato una gomitata in faccia, ok. C'è il programma che va in onda su DAZN, che potete vederlo ovviamente anche su YouTube senza essere iscritti a DAZN. Quello che io non sono, vai a vedere questo video qua. Ok, si vede, ragazzi, bisogna essere comunque onesti, che Darmian non dia proprio in faccia la gomitata, ma si sbraccia e alla fine possiamo dire che è tutto buono e il gol è stato convalidato. Poi, come sapete tutti quanti, a metà quasi metà video, dopo che ha detto sì, buono, 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 vai avanti, si sente sotto una voce che dice e sono felice o sono felice sottofondo. Ok? Se non andate a vedere il video, senza andare al rallentatore, senza cercare il punto, si sente tranquillamente, si sente anche se un po' sottofondo. Quello che dico io, allora, prima cosa, perché il programma Open VAR, quando metti sottotitoli, che sotto mette sottotitoli, questa parte non viene messa, viene omessa questa parte qua. Secondo, in studio non ne parla nessuno, nessuno ospite né il conduttore né Gervasoni, che è l'ex arbitro che spiega la situazione. Ma la cosa, ragazzi, ancora peggiore è che non ne parla, ragazzi, nessun giornale, non ne parla nessun giornale. Se voi andate a vedere su Google, scrivete Audio VAR Juventus Inter, vengono fuori soltanto notizie di questa parte omessa, di questa dice e sono felice o sono felice, soltanto da parte di o youtuber juventini, ok, o tutto Juve. Io solo lì ho trovato notizie del genere, ragazzi. Io perché comunque guardo Open VAR, mi sono accorto. Ma se io non avessi visto Open VAR e i youtuber non avessero fatto questa notizia, non avessero fatto questo video, ok? Questa notizia sarebbe passata, ragazzi, in sordina, nessuno avrebbe detto niente. Il punto è, pensiamo l'audio a parti invertite, ovvero che la Juventus faccia questo gol sbracciandosi, danno il gol valido e sotto si sente dire la voce sono felice. Ragazzi, sarebbe successo uno scandalo. Sarebbe successo uno scandalo. Ecco, la Juventus compra gli arbitri. E la Juventus è sempre la rovina del calcio. Deve essere radiata. Deve essere andata in Serie B. Gravina intervieni. Tutto quanto, ragazzi. Questo io sono sicuro al 100%. Perché si sa quando c'è qualcosa. C'è la Juventus di mezzo. La Juventus fa notizia. Mettono titoloni grandi sui giornali così. Quando succede la parte invertita. A sfavore della Juventus e poi a pro Inter, silenzio ragazzi, silenzio. Poi vai a vedere, dice chi è che comanda la FIGC? Gravina. Oh, Gravina, di chi è tifoso Gravina? Dell'Inter. Ah, tutto chiaro ragazzi, tutto chiaro ragazzi. E questo, ragazzi, mi fa incazzare perché si sente chiaramente, ma anche se sottofondo, voce un po' bassa, dice sono felice. E poi ci sono i detrattori che dicono, ecco, non credete a queste fake news, è stato un video alterato. Non è stato alterato nessuno niente, ragazzi, perché se no sul video, sull'audio, audio ragazzi, è audio registrato, non è audio preso dall'audio, non è preso da qualche sistema, poi registrato, fatto rec. È l'audio proprio direttamente, arbitro VAR, ragazzi. Basta, non c'è nessuno, niente ragazzi, invece no, è finto, non è vero niente, Juventini, voi siete schifo del calcio, che non c'entra un cazzo questa roba notizia, perché io parlo dell'audio del VAR,
e nessuno ha dato notizia del motivo per cui si sente questa voce in sottofondo che dice sono felice quando ha dato l'azione buona all'Inter. Tutto qua, ragazzi. Ditemi, ragazzi, questo qui è una cosa normale. Quest'anno che avevamo anche l'audio del VAR. Ok, quindi si sente esattamente cosa ci dicono gli arbitri. Ok, cosa ci dicono gli arbitri. C'è questa voce sottofondo. Ci sono 4-5 persone nel VAR, penso io, nella sala VAR. Non è difficile risalire a chi sia stato, ragazzi. Comunque, non lo so, ragazzi. Sempre peggio, ragazzi. Noi comunque teniamo alta la nostra Juventus perché quest'anno sta ancora lì, tiene l'Inter a bada, non la fa fuggire. E ragazzi, speriamo bene. Fino alla fine, Forza Juventus, ragazzi, mettete tanti like, commentate, condividete, iscrivetevi, fate iscrivere, ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.